Eccoci ancora una volta insieme anche questa settimana per la buona notizia con i fatti e i protagonisti della nostra vita diocesana. Parliamo anzitutto di Veglia delle Vocazioni, l'incontro per i sacerdoti e coloro che appunto verranno ordinati sacerdoti nei prossimi mesi. La notte della fede dei ragazzi di Milano a Brescia il 24 e 25 aprile e poi il meeting di Azione Cattolica a Castelcovate. Parliamo anche della festa e delle giornate di Seridò al centro Fiera di Montichiari e infine l'incontro con Don Flavio Saleri, vicario episcopale per la città, per Brescia che si avvicina alle voto delle amministrative. Il Vangelo di questa settimana è commentato per noi ancora da Don Piero Bonetta, canonico della Cattedrale di Brescia. Io sono la vite, voi i tralci. Questo è il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, all'invito di Gesù e di rimanere uniti a Lui. Vogliamo ascoltare il Vangelo e poi il commento di Don Pierino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto». Gesù è attento alla scenografia naturale che lo circonda. Segue la vita della sua gente e i loro lavori. Egli conosce ogni uomo, ricordiamo il racconto del buon pastore della scorsa domenica, e principalmente ciò di cui l'uomo ha estremamente bisogno. Qui, in questo brano, tratto dal Vangelo di Giovanni, lo descrive magistralmente attraverso l'immagine della vite e dei tralci. Il Padre, che è l'agricoltore, ha cura di Gesù e di noi. Gesù, per la sua morte e risurrezione, viene reso luogo della vita, origine di ogni sostanza vitale. L'uomo col battesimo partecipa di questa vita. La linfa è la medesima nel tralcio come nella vite. Pertanto, di vera vita ha bisogno l'uomo. Inoltre, abbiamo la stessa natura di Cristo e come Lui dobbiamo portare a termine la nostra missione, dare il frutto per cui siamo stati resi vitali, costi pure la croce. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Quando ero giovane, rimasi colpito dalla descrizione fatta da un sacerdote a proposito dei tralci secchi che non servono proprio a nulla. Il Don sosteneva che a causa della loro conformazione da essi non si possono ricavare oggetti di legno, non si possono utilizzare come legna da ardere e nemmeno ottenere dei piccoli fiammiferi o stuzzicadenti. Insomma, se non producono il loro frutto, non servono proprio a nulla. Un'altra immagine che ci può aiutare a capire il rapporto tralcio-vite, ma in modo particolare il rapporto fra noi e Gesù Cristo, è quello di un bambino in gestazione. Senza quel cordone ombelicale che lega il bambino alla madre, il bambino non può vivere. Così anche noi, come tralci, non possiamo vivere se non rimaniamo uniti alla vita. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. La gloria di Dio è l'uomo vivente, recita un meraviglioso adagio di Sant'Ireneo. Però va aggiunta la necessità di rimanere in Gesù. Solidi e fermi sulla pietra diventata testata d'angolo, sicuri come la casa sulla roccia, radicati nel terreno buono. Glorificheremo Dio se le sue parole rimarranno in noi, se per essere o se per esse porteremo frutto e ancora se su di esse impegneremo la nostra esistenza. Rimanete, rimanete. La ripetizione perentoria litanica di questo invitante verbo dimostra in filigrana la preoccupazione di Gesù. Infatti Lui sa di quanto bene siamo capaci, ma simultaneamente vuole
che ci rendiamo conto che senza di lui quel bene può ridursi di molto. Orbene, perché accontentarsi di essere buoni, quando in Cristo possiamo essere ottimi? Si è svolta venerdì 20 aprile alle Grazie la veglia per le vocazioni. Gli ordinandi presbiteri del nostro seminario, insieme ad alcuni religiosi che riceveranno appunto l'ordinazione nei prossimi mesi, sono ritrovati insieme al Vescovo e alla comunità diocesana per un momento di preghiera. Viviamo questa veglia con il nostro Vescovo e con alcuni giovani che vogliamo ricordare in modo particolare. Sono Don Alex Recami, del seminario di Brescia, Don Lorenzo Bacchetta, del seminario di Brescia, Don Luca Signori, del seminario di Brescia, Don Francis Cumi, dei padri benedettini olivetani di Rodengo Saiano, Don Salvatore Borrelli, dei padri benedettini olivetani di Rodengo Saiano, Fra Marco Sgroi, dell'ordine dei carmelitani scalzi, Padre Luca Vinati, missionario del Pile. Questi giovani hanno preso sul serio la voce del Signore e si stanno preparando a rispondere con la loro vita alla sua chiamata. Venerdì 20 aprile nella Basilica delle Grazie il Vescovo Pierantonio ha presieduto la veglia di preghiera per tutte le vocazioni. Penso che sia una serata bella perché ciascuno di noi possa riflettere sulla propria vocazione, qualunque sia, e affidarsi ancora una volta al Signore che ci dice Lui, ci indica Lui la strada, ci chiede solo di dire il nostro sì tranquillamente, con serenità, sapendo che ciò che Lui ci prepara va benissimo per noi. Sono stati ricordati in modo particolare gli ordinandi presbiteri e i religiosi che ricevono i voti perpetui. Il tema di questa serata di veglia di preghiera per le vocazioni è quello di chiedere al Signore un cuore che ascolta, che è il tema anche annuale di tutto questo anno, che il Papa Francesco ha proposto come meditazione sui giovani, cioè chiedere anche ai giovani che cosa significa ascoltare la parola di Dio e allo stesso tempo metterci noi in ascolto dei giovani e quindi anche di noi stessi. Oltre 1500 adolescenti di Milano hanno vissuto a Brescia un momento di spiritualità e di testimonianza il 24 e il 25 aprile. Abbiamo così incontrato in Piazza Loggia e in Piazza Duomo i ragazzi della Notte della Fede. L'entusiasmo, ma soprattutto la fede in nostro Signore, perché è Lui sì che ci può aiutare. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni, scriveva il Beato Paolo VI. Questa frase ha fatto da filo conduttore alla Notte Bianca della Fede, dal titolo Prime Reare, che gli adolescenti della Diocesi di Milano hanno vissuto il 24 e 25 aprile a Brescia. Per loro è stata anche l'occasione di incontrare il Vescovo Pierantonio Tremolada, che è stato il vicario episcopale alla guida della pastorale giovanile della diocesi ambrosiana dal 2012 alla scorsa estate. Il tema di questo incontro, che poi è diventato lo slogan o la parola guida, è questo. Si tratta di una parola che ci ha consegnato Papa Francesco ed è primerear. Primerear significa diventare protagonisti. Significa giocarsi in prima persona, vuol dire far scaturire tutte le energie che si hanno per dare alla vita il suo volto più vero e più bello. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Siamo qui con lo spirito, insomma, di imparare sempre di più a seguire il Signore Gesù, a prendere l'iniziativa per Lui e con Lui, sicuri che con Lui si fanno grandi cose. E anche noi vogliamo servirlo ed educare i nostri ragazzi a servirlo nella gioia, e per questo camminiamo con loro. Fate quello che vi rende felici, perché è importante e vi renderà felici veramente. E siate sempre gioiosi e felici, e abbiate sempre il sorriso in faccia. Quando ci troviamo in questi attimi è una gioia straordinaria. Momenti così una volta l'anno, ma valgono la pena. I 1500 ragazzi hanno vissuto un momento di spiritualità itinerante
itinerante nelle nostre chiese e nei luoghi più suggestivi della città, ascoltando testimonianze, ammirando opere d'arte, pregando insieme. Sono stati poi ospitati negli oratori cittadini e la mattina seguente hanno partecipato alla messa conclusiva in Piazza Paolo VI. Meeting dell'Azione Cattolica Bresciana a Castelcovati. Domenica 22 aprile si è svolto a Castelcovati presso l'oratorio l'appuntamento annuale di tutta l'Azione Cattolica, dai ragazzi della CR fino agli adulti insieme al Vescovo Pierantonio. Next to you, voglio dire, voglio fare, voglio esserci. Il tema del meeting diocesano dell'Azione Cattolica, ospitato domenica 22 aprile a Castelcovati, ha chiamato in causa il protagonismo di un'associazione che vuole continuare ad essere al servizio della Chiesa e della società. La giornata si è conclusa con la messa presieduta dal Vescovo Tremolada, che è stato particolarmente colpito dalla vivacità dei 1400 presenti. Vedo anche tanti ragazzi, tante ragazze. Sono contento di vedervi qui. Sono contento di celebrare con voi l'Eucaristia, che è il cuore pulsante della nostra vita cristiana. Dobbiamo continuare il cammino e dobbiamo farlo insieme, ha spiegato Tremolada. Voi siete una porzione preziosa della Chiesa di Brescia. C'è un'eredità che va colta e continuata. È bello venire al meeting perché trovi tanta gente che fa AC come te e che magari non riesci mai a vedere in altre occasioni. I bambini conoscono altri bambini, non si sentono soli, non si sentono gli unici, non si sentono l'unico gruppo, per cui per loro è uno dei momenti importanti dell'anno. Io vivo il meeting come educatrice, quindi è da un po' di anni che non lo vivo come partecipante dalla parte di chi viene animato, mettiamola così. E dalla parte dell'educatore è bello perché innanzitutto ci si incontra con amici che spesso non si vedono tutti i giorni o non si incontrano spesso. Rincontrare vecchie amicizie ti fa scoprire che non sei da solo, che anche se lo sai che non sei da solo, che ci sono tante persone che come te fanno la C o come te credono, però quando le vedi e le senti, senti proprio Gesù, senti la presenza di Gesù, e questo è quello che mi piace che i bambini provino durante queste esperienze. Il meeting è una bella occasione per incontrare tante persone che magari non si conoscono e soprattutto incontrare realtà molto diverse anche dalla nostra. Noi siamo una realtà piccola, abbiamo poche forze, però ci piace comunque interfacciarci con gli altri e vedere anche come lavorano gli altri, cosa fanno gli altri, e comunque c'è sempre da imparare dalle altre persone e dalle altre associazioni per fare sempre meglio. È un appuntamento classico, quello di Seridò. Dal 25 di aprile è iniziata la grande maratona per le famiglie organizzata dall'ADAMS, a cui partecipa anche alla Caritas con un'iniziativa particolare. La grande festa di Seridò al centro fiera di Montichiari. Seridò, l'evento promosso dall'ADASM FISM di Brescia, ha riaperto le porte ai bambini di tutta Italia per il 22esimo anno consecutivo. Fino al 6 maggio al centro Fiera di Montichiari, i bambini di tutte le età possono giocare negli oltre 100 spazi gioco a loro dedicati, connotati da un comune denominatore. A genitori e figli fa proprio bene giocare insieme. Nel cuore della fiera anche i padiglioni dell'ADASM FISM con iniziative solidali e di Caritas, che prosegue il cammino progettuale nato dall'iniziativa di Corpus Hominis. Il progetto RED è un fondo che è stato pensato dalla FISM di Brescia, che è la Federazione Italiana Scuole Materne, e ha avuto subito grande adesione da parte della Congrega della Carità Apostolica e della Fondazione Comunità e Scuola. RED sta per Risorse Educative per la Disabilità ed è un fondo destinato all'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità nelle scuole paritarie, scuole dell'infanzia e scuole primarie della nostra provincia. Si tratta di aiutare questi bambini con l'utilizzo degli insegnanti di sostegno, ma anche con un lavoro davvero di attenzione nei confronti delle loro famiglie e delle scuole che li accolgono, perché sono bambini che hanno il diritto di essere accolti nella comunità scolastica. Un rapporto molto bello con l'esperienza di Seridò, nel senso che da Sotto le nuvole, questo libro di fiabe, quest'anno è entrato nelle scuole dell'infanzia. Sono più di 500 bambini che hanno incontrato queste storie.
e grazie alle loro insegnanti i bambini si sono interrogati su che cosa queste storie facevano nascere in loro come emozioni, come esperienza, e quindi hanno riflettuto sull'accoglienza, su tutto ciò che queste storie racchiudono, che è lo stile, le parole, l'incontro della Caritas. Abbiamo voluto dar vita alle nuvole, che è un po' il titolo del libro, è Sotto alle nuvole, quindi volevamo capire i bambini cosa colgono sotto le nuvole. Tutte le nuvole che potete vedere qua sono lavori che hanno fatto i bambini della scuola dell'infanzia di Brescia, di diverse scuole dell'infanzia di Brescia, a cui è stato proposto il libro, e hanno interpretato alcune delle fiabe scelte in maniera originale, quindi avevano come formato il 70x50 e poi dentro hanno spaziato con la fantasia. Allora, abbiamo diverse attività in base a magari alcune più divertenti per i maschi, altre per le femmine. Abbiamo per esempio le costruzioni, ci sono i puzzle, attività varie, multiple, così impegniamo sia i bambini che i genitori. L'ingresso è gratuito per i bambini fino ai 12 anni, gli adulti pagano 13 euro. Con noi Don Flavio Saleri, parroco della parrocchia di Sant'Angelo Merici in città e vicario episcopale appunto per la città di Brescia. Benvenuto Don Flavio. Grazie. Due parole facciamo oggi su un'iniziativa, ma soprattutto un appuntamento che riguarda Brescia città. Nelle prossime settimane, il 10 di giugno, ci sarà le elezioni amministrative. Perché le parrocchie della città si dovrebbero o si interessano alla vita della comunità e della città di Brescia? Prima di tutto perché siamo cittadini, i cristiani, per cui ci interessa tutto quello che avviene in città e vogliamo essere presenti, protagonisti. Seconda cosa, perché in quanto cristiani siamo lievito nella massa, siamo cioè chiamati a fermentare la nostra città nei vari ambiti culturali, sociali, economico, perché crediamo che il Vangelo davvero rende più umana la vita e vogliamo fare questo servizio necessario perché il mondo sia più bello, più giusto, più sano. Ecco, il vostro osservatorio, l'osservatorio delle parrocchie, è l'osservatorio delle comunità che sono appunto dentro la città, che vivono la vicinanza con le persone, che riscontrano nei quartieri diversi problemi. C'è indubbiamente lo sguardo appunto dei cristiani, ma c'è anche una percezione di quali sono i problemi e le realtà più concrete della vita della gente. In un percorso che avete fatto, che cosa è emerso in modo particolare? Sì, noi sacerdoti con le nostre comunità parliamo di quanto avviene anche nella città. Abbiamo avuto in ottobre un'assemblea di sacerdoti e ci siamo soffermati sull'ambito culturale, sull'ambito della immigrazione, sull'ambito dei giovani, e ci stiamo lavorando un poco nelle zone perché vogliamo approfondire questi ambiti. Nel prossimo maggio, per esempio, l'ultimo giovedì del mese di maggio, avremo ancora un'assemblea dei sacerdoti con il vescovo per riflettere con lui proprio su quale percorso oggi vivere in città, nella nostra città di Brescia, per poter annunciare il Vangelo, cioè quale pastorale oggi per la città di Brescia. E questo ci porta a interessarci di tutto quanto avviene, quindi anche le prossime elezioni comunali ci interessano. Ecco, l'appuntamento che presentiamo in particolare oggi è anche un piccolo percorso in vista appunto delle amministrative, insieme appunto alla Voce del Popolo, ma anche con le associazioni come l'Azione Cattolica, MCL e le ACLI, che hanno dato il loro contributo, e l'Ufficio per l'Impegno Sociale, si realizzeranno alcune interviste ai candidati sindaci. Sì, abbiamo previsto proprio questo. La città è suddivisa dal punto di vista ecclesiale in cinque parti: centro, nord, sud, est, ovest. Abbiamo pensato 5 incontri con i candidati sindaci su temi quali l'immigrazione, quali i trasporti e infrastrutture, la cultura, poi l'assistenza welfare, poi l'ambiente. Il primo incontro sarà proprio nella parte nord della città, presso il Teatro Santa Giulia al Prealpino, sui trasporti e infrastrutture. Poi nel mese di maggio seguono gli altri. Il 7 aprile, quindi, questo primo appuntamento che si realizza ascoltando. Non si tratta di confronti o di dibattiti, diciamo,
cui si vuole fomentare la polemica. Qual è l'obiettivo di questi incontri? L'obiettivo è proprio quello di approfondire queste tematiche ascoltando quelli che sono i programmi dei candidati sindaci. Il lunedì 7 maggio è proprio quello lo scopo di ascoltare sui trasporti e le infrastrutture i candidati in modo tale che possiamo essere informati adeguatamente. Non ci sarà il dibattito, ma ci fermiamo a questa informazione. Bene, grazie a Don Flavio Saleri di averci presentato anche questo contributo dei cristiani nella città e l'appuntamento, come diceva, è il 7 maggio al Prealpino, tutti sono i cittadini bresciani sono invitati in questo momento di ascolto. Grazie a lui, grazie a coloro che seguiranno questa attività promossa anche appunto dal nostro settimanale diocesano La Voce del Popolo. Ed ora è il momento dell'agenda della settimana. Lunedì 30 aprile alle ore 20 presso l'eremo di Valle Camonica il vescovo Pierantonio Pietremolada consacrerà la chiesa completamente rinnovata. Martedì 1 maggio alle ore 16 presso la ditta Fonditel di Carpenera di Vobarno si terrà la Santa Messa per la festa dei lavoratori. Sempre martedì 1 maggio alle 9.45 presso il seminario diocesano di Via delle Razziche il meeting diocesano dei Chirichetti. Ancora martedì 1 maggio il pellegrinaggio diocesano delle famiglie, la partenza è alle 9.45 da Roè Volciano. Come sempre i nostri servizi li trovate sul giornale online lavocedelpopolo.it, continuate a seguirci anche nei social, in Facebook, in Twitter, in Instagram e in YouTube. A tutti il grazie più sincero e l'appuntamento per la prossima settimana.